La Guardia di Finanza di Clusone avrà la sua nuova sede nell'ex palazzina CUP. I lavori sono a buon punto, tanto che sarà rispettato il termine previsto per fine anno. Si prevede entro la fine dell'anno che i lavori appunto siano terminati, nonostante una serie di migliorie richieste proprio dal comando provinciale, alle quali richieste l'ufficio tecnico è stato particolarmente attento. Nonostante questo, i tempi per la consegna saranno, ritengo, rispettati. L'impegno finanziario in capo completamente al Comune di Clusone ammonta a 525.000 euro. E i lavori sono stati effettuati in due lotti, qualcosa di migliorativo si potrà ancora fare, ma i due lotti sono evidentemente funzionali e quindi ulteriori lavori che necessitano di ulteriori risorse proprie dell'amministrazione clusonese dovranno essere valutate attentamente nel 2011. L'amministrazione comunale ha sostenuto l'intera spesa, anche se il servizio svolto dalla tenenza di Clusone riguarda pure il territorio dei paesi limitrofi. La politica dell'amministrazione clusonese dovrebbe oggi essere un po' più attenta al coinvolgimento delle comunità limitrofe, le quali chiaramente ben sanno che la centralità di alcune funzioni a Clusone nobilita sì la nostra comunità, il nostro territorio, ma dovrebbe essere sostenuta anche dall'impegno economico-finanziario appunto delle comunità vicine. Il sindaco Lini, non è un mistero per nessuno, è riuscito a raccogliere firme di una sessantina di sindaci sotto un documento che stimola le competenti autorità nel trovare le risorse per realizzare la nuova caserma dei carabinieri, che serve evidentemente a un comparto che riguarda decine e decine di comunità limitrofe. La stessa cosa, ritengo, avrebbe potuto e forse dovuto essere fatta per la nuova caserma della Guardia di Finanza.